gitano, portati via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano. Sabato 10 giugno scorso, la famiglia Bortolin ha festeggiato Romolo, che circa un anno fa ha ricevuto il premio della medaglia d'onore al valor partigiano, ricevuta direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 25 aprile 2016. Romolo Bortolin, classe 1926, scelse di aderire alle prime bande partigiane di Valdobbiadene, insieme al fratello maggiore Alberto, e partecipando alla costituzione di quello che poi diventò la futura Brigata Garibaldi. Romolo, noto a tutti con il soprannome di Romolet, fu uno dei protagonisti della liberazione di Valdobbiadene, ma la sua notorietà diventa grande a Segusino quando egli aprì e condusse per anni l'omonima osteria a Milies, gestita oggi dai suoi discendenti. Oggi qua sei qua a ricordare Bortolin Romolo, nome di battaglia Moschitta, che è il mio papà, e sei qua a ringraziare tutti quelli che è venuti oggi qua a questa festa, alla festa de Romolet. Questa medaglia gli è stata conferita in quanto ha partecipato alla lotta partigiana. Bortolin Romolo, giovanissimo, 17 anni, aderì alle prime formazioni partigiane con Toni Adami a Santo Stefano di Valdobbiadene per aiutare gli soldati alleati che erano scappati dai campi di prigionia. Gli fornirono di alimenti, di coperti e di altri viveri. Più tardi si formò la lotta armata in queste nostre montagne. Cominciando venne il comandante Amedeo, il leggendario comandante Marino Zanella da Segusino, operaio emigrante in Belgio, combattente in Spagna, fu condannato al confino dal Tribunale Speciale Fascista. Dopo l'8 settembre venne in queste montagne e organizzò la resistenza assieme a Toni Adami, fondando la Brigata Mazzini, di cui apparteneva il nostro Romolo. Romolo aveva il fratello Alberto, che è stato fucilato a Valdobbiadene l'8 dicembre del 1944 dai nuotatori paracadutisti della decima MAS. Dopo 10 giorni di torture lo portarono con la cariola, perché non si reggeva più in piedi dalle torture che gli avevano fatto, e lo fucilarono. Lì fu un grosso colpo per Romolo, ma lui continuò fino alla liberazione di Valdobbiadene. Partecipò agli ultimi combattimenti e partecipò specialmente a Col San Martino alla resa dei tedeschi, che avvenne a Col San Martino, firmata nell'osteria di Condo. Una considerazione finale, perché altrimenti se no si fa un discorso molto lungo. Con la resistenza eravamo riusciti a riportare l'Italia fuori dalle secche di una catastrofe spaventosa. Nel 1945 l'Italia era a pezzi. In poco tempo, con decisione, lavorando sodo, cercando a tutti i costi l'unità delle forze di sinistra e delle forze democratiche per andare avanti, avevamo portato l'Italia ad essere alla fine degli anni 70 la quinta potenza economica del mondo. Poi è arrivato il periodo della modernizzazione, è arrivato il periodo del liberismo economico, è arrivato il periodo in cui abbiamo smantellato l'apparato produttivo pubblico e abbiamo trasferito un massiccio trasferimento di denaro dall'economia reale del lavoro alla finanza e alla speculazione finanziaria. Oggi ci ritroviamo ancora un'altra volta in mezzo al guado, ci ritroviamo ancora un'altra volta con dei grossi problemi da affrontare, grossi problemi che sono quelli della mancanza di lavoro, e se non riusciamo ad aumentare il lavoro non usciamo da questa situazione in cui ci siamo cacciati.
aumentare lavoro significa impegnare investimenti pubblici pazienti nella ricerca di nuovi prodotti, di nuovi processi di lavorazione e nel frattempo affrontare il dissesto del paese, un paese che cade a pezzi e abbiamo bisogno di fare investimenti per mettere in sicurezza il nostro paese. Abbiamo bisogno, in una sola parola, abbiamo bisogno di allargare la base produttiva del paese, aumentare il lavoro, perché soltanto aumentando il lavoro rilanceremo i consumi e rilanciando i consumi rilanceremo l'economia reale che ci porterà fuori del grado. La ANPI nazionale, l'ANPI, l'associazione partigiani, che si è battuta anche recentemente in difesa di questa Costituzione, è sempre pronta a combattere e a impegnarsi perché questa Costituzione venga finalmente realizzata. E partono cantando con la speranza in cor. Ai giovani voglio trasmettere un messaggio molto semplice: non cadano nella trappola di coloro che promettono rose e fiori, che promettono chissà che cosa e che poi invece non sono capaci di mantenerle le cose. Abbiamo una Costituzione in mano, una Costituzione che difende il lavoro, una Costituzione che vuole che il Paese cresca. Dobbiamo impegnarci e dovete impegnarvi perché il futuro è vostro. Il futuro siete voi. Noi abbiamo già dato quello che potevamo dare. Oggi il futuro è nelle vostre mani e per avere il futuro nelle vostre mani e per cambiare questa Italia dovete innanzitutto studiare. Io voglio lasciarvi con un messaggio, il messaggio di un grande antifascista, Antonio Gramsci, che quando si rivolgeva ai giovani si rivolgeva con queste parole: istruitevi, perché abbiamo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Adiratevi, perché abbiamo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché abbiamo bisogno di tutta la nostra forza. Questo è il messaggio che vi diamo come associazione partigiani: venite con noi a difendere questi principi sui quali dobbiamo costruire un'Italia diversa, un'Italia che riguarda avanti come ha riguardato avanti dal 45 al 70. Che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, di grandi stenti e di paesi.